Ciao Fabrizione. Oh, pure il Cecio stasera. Bene. Ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Oggi altra giornata ricchissima. Fino adesso la diretta dei ragazzi di Resdap. Fabrizio ha fatto la solita messa della domenica, stupenda. E adesso attacchiamo noi con l'ospite di questa giornata. Già si è collegato. Bella Baiocco, un abbraccio. Eccoci. È la tua maglietta, vedo, non l'hai voluta prendere. Bella maglia. Tutto Eccolo, allora, hai a posto, mazza, che scenografia, ma che visto che stai? Che robetta, eh? scenografia, oh. Mi senti bene, sì, con questi auricolari, tutto a Sì, io posto? benissimo, tu mi senti? Ti sento, alzo un po' il volume, a posto. Ragazzi, voi ci sentite tutti? Dateci un cenno, per favore. Penso di sì. Incensatissimo. Bella Sergio, bella Attilio, ben arrivati a tutti A ragazzi. tutti. Allora, bella Jacopo, grande Teppa Life, sempre presente. Jewin Bello. pure, penso che ci siamo più o meno tutti, aspettiamo, non manca più nessuno, dai. Allora, Marco Neroni, Mark Neron, amico e ospite delle edizioni di Ginnica in passato, fa delle robe spaziali. Era una Dai. presentazione d'obbligo per chi non ti conosce. Di base oggi parleremo di futuro con Marco, visto che lui ci ha sempre avuto l'occhio Se c'ho qualche anno fa. la palla del futuro, la palla di cristallo, cioè io. Esatto, tipo Mago Telma, capito? Bravo, poi attacco tutti gli incensi, vedi, lo spettacolo. Esatto. Quindi diciamo un grandissimo benvenuto a Marco da parte di tutta la posse. Un piacere. Ringrazio soprattutto Vito, Pianta e Claudio con i quali creiamo ogni giorno le dirette. Io ci metto la faccia, ma fondamentalmente loro mettono molte domande di quelle che poi faccio io. Quindi grazie da parte mia e sappi che se ti tocchiamo un po' oggi è anche per merito loro. Quindi devo distribuire gli schiappi, nel senso, se mi fate una Sì, domandaccia bisogna. segnate, no? Quando ci ribecchiamo la prossima volta, te Va ricorderai, cioè, tu bene. sei quello stronzo che. Dai, conosco tutti, a posto. E Senti, io non so se c'è birra, vino, se vuoi bere qualche cosa. no, Andrea, acqua. Scusa. La domenica acqua, perché sennò da sta quarantena uscimo proprio, che non uscimo dalla porta. Alla fine va a finire così, che non è colpa dei Conte. No, no, È colpa è loro. chiaro. Vabbè, Quindi. io come Io non ti solito. accompagno, alla salute Vabbè, tua, brindo alla alla salute tua. tua, alla tua, io c'ho l'acqua. Allora, Marco, caro, iniziamo subito perché ne abbiamo tante di cose oggi. Fai idea, due colonne per te. Vabbè, io pure c'ho un botto, ti ho mandato un teaser, hai visto? Sì, è un Sì, disastro ma qua non lo per volevo, ho visto, ma preferivo non vedere perché a Dai, me dai, piace sempre vuoi scoprire quello che scoprire? avete da Ma ho far aggiunto vedere. altra roba, perché sono andato, capito, un attimo in farfalle proprio, quindi qua c'è stato un bel po' di roba in più, dai. Vabbè, prepariamo subito tutti quanti gli utenti, andiamo oltre l'ora anche oggi, come sempre, quindi dai, dai Vai, forte. vai, vai. Domanda iniziale, lavori? Stai lavorando? Sì, per fortuna, sì, dai, sono uno di quei pochi fortunati che riesce a fare un lavoro, soprattutto che non è, sai, critico e che riesce comunque a farlo abbastanza tranquillamente, con i suoi problemi, perché chiaramente, anche essendo un designer di scarpe in questo momento, è qualcosa di diverso, no? Il mondo del design in generale pure si sta un attimino rinterrogando su quelle che sono le esigenze, la messa a terra dei progetti in generale, la moda soprattutto, sai, è un mondo molto particolare. Quando succedono avvenimenti di questo tipo, forse anche fortunatamente c'è il modo di fermarsi, cosa che non avviene mai, no? In un settore come questo, e di ragionare su quello che può essere la prossima pagina, perché probabilmente ci sarà una prossima pagina. E questa è un po' la storia. Non si riprenderà da dove avevamo lasciato, sicuramente. Ma tu stai lavorando da casa o in Da azienda? casa, da casa. No, no, si lavora da casa. Sfortunatamente i calzaturifici, per motivi chiaramente più grossi di noi, sono chiusi. Quindi diciamo che se si riesce a progettare in maniera abbastanza simile a come avremmo fatto dall'ufficio in linea di massima. Poi grazie pure a Certo. tutti gli strumenti tecnologici, guarda qua come stiamo pure oggi, si riesce comunque a interagire con tutta l'azienda. Quindi da questo Vabbè, punto di la vista moda non di c'è base problema. lavora sempre
mi permetto, insomma, faccio certo, solo questo cappello. Certo. Marco è un designer fortissimo, poi ne parleremo anche più avanti, ed è uno dei motivi per cui l'abbiamo, diciamo, contattato, oltre ad essere amico, perché andiamo anche su altri argomenti differenti da quelli affrontati prima. La moda ovviamente lavora sempre con 1-2 anni di anticipo, quindi nel tuo lavoro specifico di designer in realtà non si è bloccata la filiera del lavoro. Sai, però come ti posso dire, nel mentre, se è pur vero che comunque noi come designer lavoriamo in anticipo, ci sta un ritmo che va mantenuto, no? Perché chiaramente quello che noi deliveriamo oggi è un qualcosa che in un lasso di tempo dei 6 mesi poi alla fine va in negozio. Se tu comunque blocchi quello che è il resto della filiera, in qualche modo a catena poi si ritarderà un pochino tutto, no? Un po' questo, certo. Un po' questo è il discorso. Certo, chiarissimo. Senti, tu come lo vedi il futuro? Così, diciamo, ampliamo tutto questo argomento lavorativo, nel senso, il futuro lavorativo per te, nello specifico, per le aziende, cambierà? Cambierà sicuramente e direi pure inevitabilmente. In generale tutti parlano un po' di digitalizzazione, questo è il grosso, come ti posso dire, il grosso argomento, no? Diciamo anche la reazione più semplice, tra virgolette, per quanto riguarda una situazione come questa, cioè per sentirsi più vicini, per eliminare le sfilate o la presentazione in showroom, come facciamo? Facciamo che usiamo il virtuale. In realtà nella moda si è sempre usato, è ovvio che non è secondo me una soluzione definitiva, perché come sai bene te e come so bene pure io, visto che siamo grossi compratori di scarpe prima che farne una professione laterale a questo, vedere una scarpa e toccarla sono due cose diverse, no? Quindi comunque sia, le soluzioni che si troveranno per raggiungere il consumatore o il negoziante o il distributore di turno non saranno mai definitive, cioè non si potrà mai diventare virtuale tutto questo. Quindi sai, la cosa buona è che si riesce a interrogare la moda un po' sui suoi tempi, anche se vuoi, anche sul coinvolgimento e l'importanza che ci hanno tutti gli step della filiera in sé, no? Quindi secondo me in qualche modo sicuramente se l'azienda e il brand è un brand sano e lungimirante trarrà vantaggio da questa situazione, secondo me, perché tanto bisogna adattarsi, no? Un po' a una teoria darwiniana, se vogliamo, no? Questa, cioè, non è che bisogna essere forti, bisogna essere svelti ad adattarsi, è un po' questa la storia. Quindi sicuramente è un momento per fare uno step avanti. Bene, bravissimo Marco, interessantissima questa tua visione. Vabbè, iniziamo a bomba, ma io ti faccio subito una domanda dritta, un po' sicuramente te l'aspetti, se poi ci scrivo anche i nomi accanto alle domande che ti faccio, questa viene da Vito, vabbè, ma ci teniamo tutti particolarmente. Che cos'è la filosofia del Borgataro, ma? La filosofia del Borgataro, allora, a parte, colgo l'occasione per salutare Sergetto, che mi ha nominato già, seguite tutte, o in differita o live, o seguite tutte le dirette, quindi un saluto a Sergetto, che è de zona, chiaramente, pure de Cisterna, quindi sai, poi, ho visto che ha parlato delle faide, un po'. C'è le varie faide, sì. Ma in realtà, sai, cioè, la filosofia del Borgataro è una filosofia cazzarona, cioè in realtà è un po' uno stile di vita, no? È un po', se vuoi, rimane legato alle origini pur andando lontano. Io alla fine me ne sono andato da Latina per studiare ormai da quasi 10 anni, anzi da più di 10 anni in realtà, pure perché in quarantena, oltre a sperimentare le cose, ho sperimentato pure i 30 anni in quarantena, capito? quindi il discorso, sai, essere borgatari fondamentalmente è essere radicati un po' alle proprie origini, no? E quindi rende omaggio a tutto quello che ti riporta a essere ragazzino, cioè per me, essendo pure un creativo, un designer, no? La sfida più grossa è sempre quella di cercare di far sopravvivere il ragazzino che c'è dentro, pure se diventi grande, pure se arrivano i contratti, se fai carriera, se te ne vai lontano da casa, capito? Quindi essere borgataro per me è essere il ragazzino che sono sempre stato, capito? Quindi da là poi ne vengono fuori mille robe, dalla squalo alla cazzatella degli sticker, alla mostra che abbiamo fatto insieme, ma è essere noi stessi fondamentalmente, capito? Indipendentemente da quello che ti succede nella vita, è un po' questo. Quanto ti senti ancora bambino grazie a questo? Un botto, per fortuna un botto, perché sai, io sono uno fortunatissimo, cioè
Io ci ho avuto i mezzi, grazie ai miei, di inseguire il sogno che c'avevo da bambino e devo dire che per fortuna facciamo gli scongiuri, ci sto riuscendo bene. Lavoro per un brand e con un brand che mi dà tante soddisfazioni, ho fatto tante esperienze belle, ho conosciuto un botto di persone, quindi per me rimanere radicato a quello che ero da bambino è facile, no? Anzi, è la cosa più bella del mondo, capito? Quindi che vuoi fare? Cioè, sto a vivere la Bravo, vita che ho sognato, è quello. bravo. Booster e squalo, dice Attilio. Eh sì. E le belle. Salutiamo pure Pier Francesco che ci segue sempre. A sto punto, attaccate qualcosa, Marco. Attacco. Allora, guarda, io ti faccio vedere appunto un omaggio che ho fatto a una squalo un po' di tempo fa, che è una squalo black che io metto molto spesso, e però diciamo che l'ho customizzata con questa tecnica, non so se vedi, che è dip, si chiama dip, che è la colatura del poliuretano, che in realtà è un omaggio a un designer che ha segnato tanto un po' quella che è la mia visione da stilista, che è Carol Christian Powell. In tanti oggi sfruttano, no, questo tipo di tecnologia, che in realtà non è una tecnologia, è una sorta di esibizione artistica dell'artigianalità italiana. Sono entrato in contatto con questo tipo di tecnica quando mi sono trasferito nelle Marche, perché Carol Christian Powell l'ha mise appunto nelle Marche questa tecnica, una piccola aziendina, è fantastica questa tecnica, a me piace un botto. Praticamente E Marco com'è? Ad immersione esatto, proprio? sembrerebbe ad immersione, in realtà viene fatta a pennello, è una tecnica molto lunga, infatti diciamo che anche l'artigiano che la fa è estremamente geloso di questo tipo di tecniche, capito? Quindi non si è mai capito granché, perché tu dici, dai, fammi vedere che la butti dentro al secchio, fai così. Tipo la ricetta segreta dei ragù, quelle Bravo, cose. bravo, esatto. Quindi in realtà no, è una tecnica che viene applicata a pennello fondamentalmente. E poi col fatto che il materiale è un poliuretano, quindi un materiale gommoso sostanzialmente, che ha un corpo specifico abbastanza importante, fa questo effetto di bubbling, no? Se vedi, cola, e in qualche modo nasconde quella che è la morfologia un po' del battistrada in questo Sì, caso. però Chiaramente. ovviamente arriva fino soltanto alla parte di suola, non è stata immersa, diciamo, o No, spennellata beh, fino a questa sotto. è stata una scelta mia a suo tempo, perché mi piaceva comunque mantenere vivo un po' tutto l'aspetto della tomaia, della squalo, pure perché vabbè, è la parte più affascinante, e me la sono messa un botto, ancora regge, cioè sono molto affezionato a questa scarpa qua, ti dico la Questo è un verità. modello che anche Sergio ne aveva parlato, è molto borgataro, Madonna, eh. questa chiaramente è allacciato così, allacciato fisso così, no? Proprio che si vede la Sì. linguetta Che inderapata così. grande, è vero. E guarda, Se dimmi. questa tecnologia ovviamente si può fare in varie colorazioni, no? Sì, beh, ma Puoi ormai se ne scegliere. sono viste un botto in giro, no? Ma Mo. infatti c'è una domanda a proposito che tu sicuramente essendo molto tecnico mi sarà rispondere. One Blockdown, salutiamo i ragazzi, poco tempo Bello. fa avevano fatto una Converse che era molto simile, anche se però c'era un effetto un po' più cerata, non so se tu l'avevi vista. Però penso che quella dei Converse fosse comunque una fascia vulcanizzata, in realtà non mi pare che andasse sopra, No, guarda, me la era voglio proprio andare a rivedere, era d'immersione, d'immersione sempre? però tendeva a scrostarsi. Invece questa che hai fatto vedere te sembra molto compatta, No, non sì, è. questa tiene senza dubbio. Guarda, me la voglio andare a rivedere al volo per sicurezza, che era quella, ah, L'avevano eccola. fatta bianca su Sì, bianco. la sto a vedere, eccola, è lei. Bravissimo. Ok. No, qua da quello che vedo potrebbe essere una cosa similare, poi sai, qua parli comunque dei polimeri, quindi ogni polimero ha la sua reazione a come lo vesti, a come lo indossi, cioè il fatto che comunque se crepi e perda un minimo sia di lucentezza sia anche proprio se vuoi di forma, quello è un po' inevitabile. Questo col fatto anche che di materiale ce n'è tanto, invece su quella di One Block Down comunque è proprio Sì, sembra è quasi un molto film, leggera, no? è vero. Quindi quello può essere anche un altro motivo per cui c'è stato un crising conseguente. Questa qua invece è quasi indistruttibile, praticamente è una cover in Sì. definitiva, capito? Bene, vai, prosegui, prosegui, facci vedere, Proseguo, vai, che guarda, sei partito benissimo. un'altra scarpa estremamente borgatara, soprattutto che rappresenta la Dina al massimo, anzi, ho visto che aveva denominato Susi l'altro giorno, è la Contapassi. Perché chiaramente alla Dina questa è la Contapassi e te la mostro in questa variante chiaramente chic.
come vedi, no? Da matrimonio a Belgrado. No, questa è stupenda. Nel senso, allora, a Latina, non so come, non so perché, voi avete nominato pure Susie Store. Susie Store pare che ci avesse tipo uno stock infinito dei contapassi in generale. Da quello che ho sentito, anzi, saluto pure Manuel, che ha nominato Sergetto, anche che è un ragazzo di Susie, appunto. E loro hanno comunque avuto sempre accesso a stock di micropacer, non si sa come, non si sa quando, forse probabilmente degli stock che rientravano che poi andavano a finire in outlet, perché poi in outlet ci sono state pure diverse volte le micropacer. Sì, sì, come no. E Aladina in realtà è sempre stata una scarpa estremamente di tendenza, cioè c'è sta pieno di ragazzi, di amici miei, che poi in realtà non sono nemmeno grandi appassionati dei sneakers, che hanno magari una fila di 10 contapassi a casa, che se le ricomprano, quanto rock, quanto stock, capito? Quindi proprio stiamo parlando di livelli importanti. Però ci sta, Marco, perché per chi è over 40, la micropacer, come anche la Formula One, sono quei, le SL, sono quei modelli di Adidas che un pochino hanno segnato la loro infanzia, quindi insomma ci può stare. Sì, però ti dico, però comunque prende la generazione nostra in realtà, cioè quindi comunque stiamo a parlare di trentenni che certo. Te la mettevano in fila nel classico line-up, diciamo, provinciale, no? Quindi a fianco alla Squalo, all'R4, alla che c'è stata poi Adidas Galaxy. La Galaxy, sì, sì. E c'è stata pure la Puma Mostro a Latina, pure quella era comunque una scarpetta, niente male, no? Tutte chiaramente dopo le Perry Ellis, che comunque sì, nominerei, perché a Perry Ellis è da rendergli giustizia comunque a Perry Ellis. L'abbiamo nominata, allora, due o tre colori ce l'ho avuti, dai, allora risottolineiamo Perry Ellis. Però scusa, ma la domanda, dimmi, a proposito, no? me l'hai servita, diciamo, su un piatto d'argento. Queste sono tutte scarpe, sia la micropacer, ma anche la mostro, comunque, che diciamo hanno disegnato un po' il futuro, no? Quando sono uscite erano abbastanza futuristiche, quindi assolutamente con una visione in avanti. Ma a te piacevano per questo già o semplicemente il modello di per sé? Allora, io ti devo dire la verità. In realtà io ci ho avuto quella che a quei tempi mi sembrava un po' una sfiga, ma che in realtà col senno del poi è stata un po' la mia fortuna. Ci ho avuto comunque i miei genitori che erano molto, mi assecondavano molto nelle scelte d'acquisto. Cioè io volevo mettere sneakers, poi ero un giocatore di pallacanestro, un po' come tanti, no, di noi, che quindi si sono affacciati alle sneakers con la pallacanestro in definitiva. E loro comunque, essendo pure commercianti d'abbigliamento, non di sneakers ma d'abbigliamento in generale, hanno sempre avuto un po' un occhio, no, su quello che la gente ci aveva ai piedi, e in qualche modo mi hanno sempre privato di mettermi la scarpa che in realtà ci avevano tutti, capito? Quindi ci ho sempre avuto io sta sorta di rammarico di non poter indossare in quel momento la scarpa hype, no? A quel tempo era io, quindi non c'ho in realtà, nell'età in cui ho vissuto proprio, no, tutte queste scarpe, non ci ho mai avuto queste scarpe, ho sempre avuto qualcosa di diverso. E te dico, ci ho sempre avuto delle scarpe pure di dubbio gusto. E questo dubbio gusto, quindi questo gusto dell'orrido, io l'ho evoluto a livelli incredibili, poi vedremo delle cose abbastanza terrificanti. E ne ho fatto un vanto. Cioè, perché? Perché ti devo dire che alla fine questa sorta di anticonformismo un po' forzato nel quale mi avevano messo i miei è diventata un po' per me una sorta di stimolo alla ricerca, no? Al fatto di dovete mettere sempre la scarpa che non c'ha nessuno. E quindi te devo dire, in realtà le porto tutte nel cuore e, come ti dicevo, per me fanno comunque parte di questa sorta di mentalità borgadara, filosofia, perché alla fine sono pezzi di un puzzle, no? Ma per me la mentalità borgadara è pure il busterino, come si diceva prima, è pure la bracciata, è la qualsiasi, no? È il cappellino con la visiera sfondata, è quello, cioè fondamentalmente è quello, un ricordo, capito? Beh, però avere dei genitori che ti hanno stimolato in questa maniera, guarda che sì, è una cosa molto bella. Madonna, guarda, io ti dico, allora, mi ricordo questa cosa perché comprai forse una delle scarpe più brutte che ci ho mai avuto, ti dico la verità, mi hanno preso per il culo tutti, e io avevo, mi pare, 11-12 anni, giocavo a basket, come ti dicevo, e trovai a Roma questo negozio che vendeva le End One, no? Perché le End One a quel tempo erano top, no? Ti ricordi?
E le trovai, mi pare, addirittura su American Super Basket, forse, comunque una di quelle riviste che ci leggevamo sull'NBA, no, da ragazzini, dove la pubblicità era fatta pure con riferimento allo store che magari ce l'aveva quella scarpa, no? Perché chiaramente non è che c'è stava internet fine anni 90, o comunque non ce l'avevi sul telefonino. Anzi, certo, ti attaccavi col telefono di casa a internet, ricorda, 120 kilobyte. Andava lentissimo proprio. E andammo a comprare l'End One dei Garnett, che è una roba che vatta a rivedere perché, guarda, incredibile, bruttissima, veramente una roba incredibile, che il mio allenatore mi disse quando entrai, ma che te sei messo un preservativo ai piedi? Penso che disse. E andammo da Marangoni, che io non so se lo conosci, il negozio che stava a Roma su via Appia Nuova. Era un negozio che c'era veramente delle chicchette, oltre alle End One da basket, che ce l'aveva tutte, c'aveva pure le Dada, ti ricordi le Dada di Chris Webber, quelle che parevano tutte cromate, e le Dada di Sprewell, quelle con la rota, quelle pure fantastiche, che tu quando camminavi c'era una sorta di sistema di pompaggio di aria dal tacco e ti girava lo spinner sul malleolo, tipo, no? Vabbè, quella, hanno fatto un po' di prove tecnologiche preziosissime. Fantastiche. E quindi così, capito? Quindi andiamo a comprare queste scarpe e da là è iniziato il mio gusto per tutte queste scarpe orride che sono diventate, capito, il mio vanto proprio, no? Il tuo cavallo di battaglia. Che c'hai anche da farci vedere? Allora, come vogliamo proseguire? Una delle scarpe brutte che... Anzi, guarda, un pensiero anche a lui possiamo fare, perché io questa scarpa, che è questa... Questa scarpa, che è probabilmente una delle scarpe più brutte mai fatte, secondo l'opinione pubblica, sicuramente, ma sono pure abbastanza d'accordo, in realtà. Io te dico, era forse l'unica scarpa che c'avevo di esse, e me la sono messa al giorno dopo che è successo, insomma, perché mi sembrava... Questa vada a vedere bene, perché merita, secondo me, sì, è brutta come dici te, ma nello stesso tempo è quel brutto, no, bello. No, è una scarpa, vabbè, diciamo che, allora, è una scarpa che quando è uscita ha regalato emozioni, sicuramente, contrastanti, come tutte le cose che sono innovative in qualche modo, no? Quindi questa era una scarpa che Adidas aveva dichiarato chiaramente ispirata all'Audi TT, che pure quella era una macchina del tempo, una scarpa, questa mi pare del 2001, sì, del 2001, quindi è una scarpa di 20 anni fa, insomma. Tutta con questo atteggiamento seamless, che poi sì, è un atteggiamento, se vuoi, figlio pure di Foamposite, Flyposite, no? Tutta quella roba lì di Nike. E è una scarpa che a me mi è sempre piaciuta, insomma. Poi ci ho sempre avuto in mente pure, non so se ti ricordi, quella versione stelle strisce, che mi pare che fecero dopo l'11 settembre, se non mi sbaglio. Sì, comunque lui ancora più pacchiana. Che lui regalò poi a LeBron, no? E lui si metteva in high school, mi ricordo, che c'era LeBron e fece una partita con queste, con le stelle e le strisce. Quindi ti dico, è una scarpa legata comunque a una persona che ha lasciato il mondo e ha lasciato un pezzo importante, no? Per tutti noi che abbiamo giocato a basket, e non solo, fondamentalmente. E quindi te devo dire, sono molto contento di averla nella mia scarpiera. Bella, bellissima. Ok. Poi, andando avanti, guarda, posso fare una prima scarpa brutta, visto che abbiamo nominato le Flyposite. Eccola qua. Oh, siamo qua di emozioni, perché io ti ho detto che un grosso argomento saranno le ciabatte di questa nostra chiacchierata. Hai anticipato te, quindi... Quindi questa è la prima ciabatta. È guarda. Una... Guardala! Acqua che rubetta! Guarda che roba! Grande. Che robetta, questa è una Glock Posite, appunto, è un sabò, versione sabò della Flight Posite, no? Scarpa che regala emozioni, che te la fa. No, questa, se ce l'avevo da ragazzino, andavo al campetto, all'oratorio, con queste, calzino, mi menavano, però facevo una figura che te devi fare, addio, no? Senti, questa tra l'altro che anno era, ti ricordi? Questa, fammi vedere, mi pare che comunque stiamo a parlare degli stessi anni, quindi era sempre inizio 2000. Questa, allora, qua può essere pure che è una riedizione, perché io l'ho comprata... No, 2004. Sì. Beh, c'ha 16 anni, pure questa era futuro, per quelle... Madonna, ma sta roba era tutto futuro. Ma infatti Nike, su tutta la parte Foamposite in generale, è stata molto lungimirante. Anche loro poi ci hanno avuto molti problemi, tra l'altro, nella produzione di questa scarpa, perché era ambiziosa pure ben colosso come loro, no? Comunque è una scarpa e c'è una tecnologia insita che... abbastanza particolare. Alla fine
è una sorta di scocca, no? Cioè non è una, non è una tomaia e suola divise, cioè è tutta una sorta di colata fondamentalmente della stessa scarpa su uno stampo e c'è un film. Ed è anche per quello che le Flyposite in generale, le Fomposite, tutte queste scarpe qua c'hanno quelle finiture pazzesche, no? Perché non so, non so tessuti, so film, so foil, hai visto tipo quella che ne so, quelle specchio, no? Le chrome, generale, sono stupende. Cioè, praticamente, se vogliamo, è come fa, tra virgolette, un casco più che una scarpa, una Fomposite, no? In generale. Beh, Kenny ci sta provando con, come si chiama il modello, quello che sì, sembra quello un po'... Tipo una, quello, guarda, quello mi dai lo spunto per parlare di un'altra cosa, da dove lui sicuro ha preso ispirazione, che è questa fantastica Merrell da scoglio. Che grande che sei, guarda Marco. Questa è bellissima. Guarda, questa secondo me è una scarpa che in sordina stimolerà gli uffici stile da qua ai prossimi 2 anni, veramente. Incredibile. Questa qua, che è, boh, non so, in realtà l'ho presa al negozio dei caccia e pesca in America l'ultima volta che sono stato, che si chiama Bass Pro Shop, anzi vi consiglio, se capitate in America, non sapete quello che dovete fare, di solito sta sempre ai margini della città. E è un negozio proprio dei caccia e pesca, quindi è proprio succo delle americanicità, diciamo, no? Venne dai fucili alle canne, pure a scarpe che effettivamente tu metti, questa è una scarpa chiaramente da acquatica, no? Con tutti questi buchi di rilascio, è un monoblocco, capito? È strano. Beh, molto anche magari da pesca, no? Fiumi. Sì, penso proprio, sì, e c'ha ragione pure Attilio, perché quella chiaramente la scarpa di Mark Knuson, quella è stata l'archetipo un po' di tutta sta storia qua, lo leggo qua nei commenti, c'ha ragione. Sì, c'è Coccola che scrive questa che è pre-Crocs, ma adesso sinceramente non so l'anno di... No, beh, la Crocs penso sia abbastanza... precedente. Sì, assolutamente. Ma come nasce sta cosa delle ciabatte, mentre intanto prendi roba? Ma ciabatte per me è uno stile di vita, Andre. Cioè, top. Io allora ti dico mo perché non me lo permette il clima, perché sennò starei sempre in ciabatte. Devo dire, è veramente una ragione di vita per me la ciabatta. E chiaramente la ciabatta, io sono molto legato a quella che ho addosso anche ora, che è una delle poche cose, dei pochi item di cui ce n'ho veramente più di una, che è questo pezzo qui. Che sui GOG? No, questa è una Visby. Una Cristo. La Cristo. Che lo sai pure tu, no? Che ci hanno magnato tutti con questa ciabatta. Da... No, volevo tipo mandare provocare. La capocciata tutti. Per chi distribuisce, per chi disegna sui GOG, però... No, ma sui GOG è un bellissimo prodotto, sono d'accordo. Però, sai, la Cristo... Cioè, voglio dire, pure da la Birkin d'Hermès sono nate un botto di borse, cioè è nato ready made, per dite, non lo so, no, ready made che fa la Birkin de Hermès, certo, tutto rispetto sì. Per ready made, ma non sarà mai Hermès chiaramente. Poi e sui GOG pure tutto rispetto, perché è un prodotto bellissimo, io pure ce n'ho qualcuna. Tra l'altro sui GOG c'è da dire che forse l'ha alleggerita un po' la Cristo. Alleggerita, no? Sì, la Cristo, cioè comunque è una ciabatta... strana, insomma, pure impegnativa, poi c'è al fondo che è una soletta rivestita in cuoio col battistrada Vibram, quindi comunque è abbastanza pesante e non è tanto malleabile, se vuoi. Cioè, sì, perché sui GOG mi sa che sulla suola usa poliuretano sempre. Sui GOG no, usa EVA alla fine, perché inizialmente usava battistrada Vibram, poi penso l'abbiano cambiato e hanno stampato il loro battistrada. Molto leggero. Sì, estremamente leggera, quindi da questo punto di vista c'è da dire che l'hanno resa più democratica, sicuramente. Invece la Vismium Cristo deve stare là, insomma, e io ti dico, ce n'ho tantissime, so molto legato a sto pezzo, perché a parte che mi ricorda il Giappone, per me il Giappone conta moltissimo, è una destinazione a cui sono molto legato, e ci ho avuto la fortuna per tanti motivi di andarci. Ah, e tra l'altro mi scrive Ercomaz qua che ci legge, che Ercomaz lavoriamo insieme da Golden, no? Da Golden Goose. E io il colloquio, che poi è l'ultimo colloquio che ho fatto nella mia vita, l'ho fatto in ciabatte, capito? Ma che stile, cazzo! Lui era pure troppo tranquillo. Ma gli altri che vanno visto lanciavate io lei per matto è arrivato, ha sbagliato porta. No, quella, infatti, ma lo fece apposta chiaramente in maniera provocatoria, capito? Quindi hai accarezzato il cuore di Piantone con la Cristo, ovviamente, che l'aveva anche fatta vedere.
l'aveva fatta vedere, mo' sono perso. Guarda, no, è un'altra colorazione, perché anche per lui è uno dei modelli a cui è più affezionato. E vabbè, sì, se ti piace il Giappone, ovviamente la cresta. Guarda, Piantone è un altro che, come me, voglio dire, mangerebbe sushi a posto della carbonara. Ma quando? Te voglio far vedere, tra tutte le Cristo che c'ho, questa che è particolarmente significativa e che mi piace anche molto. E questa era la Cristo che hanno rilasciato per l'apertura dell'exhibition a Los Angeles, che è il loro negozio di Los Angeles. E tra l'altro vi consiglio di visitare, se state a Downtown LA, perché è un negozio incredibile, bellissimo, dove dentro è pieno di installazioni dei Rocky, insomma, è veramente una chicca. E questa qui la rilasciarono all'apertura un annetto e mezzo fa, mi pare, più o meno. Marco, la metti pure per dritto. Come te la metti? Bravo, così? Sì, esattamente. Eccola qua. Con questo jacquard camo, e devo dire, molto bella. È veramente una chicchetta della mia collezione di ciabatte. Ok? Ma la ciabatta ti viene come vezzo quando sei diventato designer, o comunque pure proprio da ragazzino ciabatta a fascia unica come quando eravamo piccoli? No, sempre, però te devo dire, chiaramente, sai, crescendo poi capisci pure come utilizzare le cose in una maniera diversa, sicuramente, capito? E quindi, sai, usarla come la uso oggi, da ragazzino non l'avrei mai usata, chiaramente, parliamoci chiaro, da ragazzino a 12 anni la ciabatta al mare, certo. Ciabatta col calzino pure da ragazzino, poi, tu immagina a me da ragazzino con la ciabatta col calzino in giro pelatina, dice, questo è un tedesco che è nato a Roma, si è perso, mi chiamavano per mano, mi riportavano a Roma. Senti, c'è Genuine, un caro amico, che chiede se la puoi far vedere per 2 secondi meglio l'ultima. Dai, che hai fatto vedere. Eccola, questa pure è Vibram sotto, sì, come vi dicevo, appunto, vedete la Cristo in generale c'ha questa sorta di scatola, sua la scatola qua, che è in gomma Vibram, e poi invece la parte dove poggia il piede è una soletta rivestita in pelle, fondamentalmente, e questo fa sì che comunque sia una ciabatta che non è malleabile, comunque è una bella soletta proprio, direi, in generale. E poi vabbè, questo c'ha signature qua del webbing che si intreccia, significativo, gli hanno il tessuto è canvas. Ma no, il tessuto è uno jacquard, non è tanto, tanto pesante, devo dire la verità, però è molto imbottito, che ne stanno veramente, stanno delle imbottiture diverse in base al tessuto che usano, questo è veramente molto imbottito, uno jacquardino con una sovrastampa, non so se si vede, un jacquardino diagonal così, con sopra una stampa camo. Ecco. Beh, pure pesante, eh? Eh? Pesante come struttura e come anche proprio... Sì, infatti, sai, pure senza come... Senza calzino non te la metti? Sì, ma la metto, sempre. Tutte le salse, con lo smalto, senza smalto, come ti pare? Senti, voglio risponderti per le rime, perché ci sta Ivan che dice: facci vedere la tua ciabatta, ragazzi. Esatto. De Fonseca. Eccola. Questa c'era una 15 d'anni, era di mio padre, forse 20, di mio padre addirittura, la custodisco con... Questa c'ha più valore, questa la Sera Reselli, cioè, c'è idea del valore, bella Crispi. Senti Marco, prima che continui con i tuoi gioiellini, ti voglio dire, vabbè, tu sicuramente innovazione e tecnologia sono concetti che senti tuoi, no? Ne hai fatto, diciamo, un'arte, ne hai fatto una professione. Io ti voglio far vedere due cose, una molto recente e una un po' più vecchiotta, che secondo me all'interno della mia collezione, ma in generale, rappresentano molto questi due filoni. Parto dall'89 con la Pressure. La Pressure, sì. E questa, per quello che dicevi anche tu prima, quando fu fatta esplodeva nel giro di poco, perché questo materiale qui era... Sì. Terrificante, però misero questo pistone dove si poteva gonfiare poi un supporto interno, e fu assolutamente futuro quando venne fatta. E poi questa che tu ben conoscerai sicuramente, che è la 4D. Questa qua è l'Alpha Age, che è un modello che non in realtà non ha avuto molto successo, però volevo più che altro parlare con te del 4D. Questa scarpa poi nello specifico ci aveva
Suola Continental per il grip, il Prime Knit che non si è mai capito, ma penso che poi avessero ragione loro come di diritto Rispetto al Flyknit, dici? rispetto al Flyknit, Chiaro. sì, esattamente, e il 4D stampato appunto con stampanti Sì, cardboard. Digital Light System, venne chiamato. Questi per me Sì. sono due modelli all'interno delle tecnologie, poi ti farò vedere altre due cose, Chiaro, voglio chiaro. sapere cosa ne pensi, che secondo me erano futuro. Allora, ti dico, partendo dalla 4D, sicuramente è una delle scarpe più affascinanti e racchiude la tecnologia più affascinante degli ultimi 2 anni, direi, che c'è stata sul mercato, perché chiaramente tutto quel mesh stampato in 3D è strafigo, cioè c'è poco da dire. Loro poi si sono impuntati per primi su tutto questo filone ed effettivamente fanno la scarpa più convincente da questo punto di vista. Grosso rammarico mio è che purtroppo di quelle fighe fighe vere non fa una taglia nostra. E questo è il rammarico grosso veramente, perché tipo che te lo dico, ho in mente a Daniel Arsham, quella stupenda, una scarpa incredibile, è solo Tu che sei 12, è 11, da 13, 13, pure 13. 13, sì. E ti dico, quello è il grosso rammarico. In generale, come scarpa, non c'è niente a che vedere, soprattutto con le prime che facevano, le 4D, insomma, no? Le varie. Che te posso dire, le buste, mi ricordo quelle nere, le bianche con quell'altra, con la suola, quella giallina, no? Da quando hanno iniziato a collaborare con Carbon, che è quello che gli fa tutto questo fast molding in generale in Germania, hanno elevato la qualità del prodotto. Ancora da quello che dicono, hanno problemi a livello di produttività di questo tipo di prodotti qui, perché chiaramente fa una scarpa del genere non è fa una scarpa come le altre. Certo, beh, Però il prezzo delle sicuramente. tail comunque parte già Eh beh, bello chiaro, chiaro, attivo. chiaro. Quindi già là si capisce che se loro, che sono loro, non riescono a gestire bene la fase di costing, appunto, principalmente per i tempi, perché poi in realtà penso che con i mezzi che hanno a disposizione fa un macchinario che stampa 3D al liquido come quelli con cui fanno quelle scarpe là. Loro, cioè, penso lo fanno dall'oggi al domani una macchina del genere. Però, sai, Beh, poi c'era devo pure il dire. problema sulla suola Continental, perché loro avevano questo accordo con Continental che comunque gli Dici costava molto, per la fase del licensing e no? quant'altro, Bravo, dici? esattamente. Sì, là pure, non ho mai capito, sinceramente non ho approfondito più di tanto, però te devo dire, in realtà peccato, perché spero che continuino a usarlo, perché a me il loghetto Continental là sotto mi fa impazzire, ti dico la verità, quindi speriamo, anzi dopo c'è una roba, anzi te la faccio vedere subito, connessa a quella, che è una scarpa che a me piace molto, anzi te ne faccio vedere due, che sono di un marchio che non lo so, forse non ne abbiamo parlato ancora qui, nelle live, che è Under Armour, Bravo, bravissimo, no, assolutamente nessuno. che ecco, ha fatto questa scarpa un 3-4 anni fa in collabo con Michelin. Vabbè, avevo preso questa che era la prima che avevano fatto, però in realtà te voglio parlare di quest'altra che è quella che è una delle scarpe che rappresenta un po' di più, se vogliamo, l'estetica brutta che mi piace a me. Te devo dire, e sta suola qua è fantastica, cioè, a parte il fatto che comunque c'ha questo battistrada Michelin, incredibile, che è veramente, cazzo, sembra un battistrada, cioè è un battistrada di una ruota di mountain bike, non a caso si chiama Fat Tire, no? Come le biciclette, quelle che sono ruote intorno alla bici e il ciclista, Sì, tipo, sì. no? Quella roba. E poi c'è questa double density di qua, che è bellissima, cioè tu comunque stai parlando di un prodotto che ha un grip imparagonabile, io non ho mai visto una scarpa con battistrada di gomma con tanto grip così, e poi comunque c'ha un shock absorbing dato da leva qua, perché vedi, si vede bene qua questo strato, questo stacco, no, dei due materiali. Sì, sì, sì. E è fantastico. Poi ti devo dire, a me quando c'è sta il loghino, mo non so se riuscirò a vedere, quando c'è sta il loghino Gore-Tex, io già Impazzisci. impazzisco, e poi pure il boa, la chiusura boa, che è questa qua, a me mi piace un botto, che te devo dire. Quindi già il fatto che a me questa c'ha proprio tre ingredienti che la rendono una dei miei essentials, devo dire, era US only pure questa di scarpa, e per fortuna quando sono capitato lì la prima volta che l'avevano rilasciata c'era, quindi Questa sono pagata molto quanto, ma? contento. Pagata mi pare che stesse, quanto, su 250, una cosa del genere forse, ma magari mi sbaglio, pure perché se ne parla sempre dei 4 anni fa più o meno, però sì. Invece, per parlare della Brescia, io ti faccio vedere una scarpa che secondo me ci siamo scordati quando parlavamo di Borgataro,
che però è una scarpa che, guarda, voglio dedicare tra l'altro al mio amicone Marco Nerizzi. Che cazzo, sì. Perché questa, cioè io, sia io che lui ce l'abbiamo in canna, ed è questa qua, la Adidas One. E questa, sai, per il suo tempo è una scarpa che ha fatto un po' storia, no? Penso se la saranno comprata in quanti? In due a quel tempo, perché a parte che costava un botto, no? Esatto, c'aveva il retail incredibile. A parte che a me mi è tutta esplosa, capirai? Me la sono provata a rimettere, mi è scoppiata completamente, ma la tengo gelosamente come ricordo d'infanzia. Guarda qua, boom! Però che io... Ma questa, insomma, scusa, l'hai messa tu? Sì, ho messa... Wow. È scoppiata. Gli ho dato il colpo di grazia definitivo. Ecco, io e te e basta. E beh, che demo fa, Marche? Questo è veramente un bacio dall'infanzia, perché mi ricordo quando stava sullo scaffale, era la scarpa che costava più di tutti in una maniera proprio vigliacca, direi, per quel tempo. Però, sai, sto fatto di vedere tutto sto armamentario qua sotto, la storia del CD... Cioè, strafigo, no? È un po' come la pressure della nostra generazione, in realtà, perché ti dà comunque quel feeling là, un po' di cyborg, se vuoi, sì, no? Sì. Perché tu dici, ma su sta scarpa che ci hanno voluto fare, che ci hanno voluto mettere? È così, eh. Esatto, Attilio dice, ma quando uscì doveva essere miliardario, infatti, davvero. Ma la pressure, quella dell'89, ebbe lo stesso problema, in realtà, oltre problema. Al fatto che si crepava facilmente, costava, se non mi ricordo male, sui $180 dell'89, che erano un'esagerazione, e quindi sì, ci sta, perché poi questi sono anche, tu mi confermerai, no, leziosismi tecnici che anche per l'azienda hanno un costo sicuramente elevato. No, beh, non, bah, poi ti dico, a parte, vabbè, che già solo a vedere il packaging già capisci che stai a parlare comunque di un prodotto che c'ha qualche cosa in più, poi sai, certo. Qua sinceramente poi è pure difficile pensare quanto poco sta lo sviluppo di una scarpa del genere 20 anni fa, cioè è fuori da ogni logica, sicuramente, certo. Capito? Certo. E allora, una cosa, ma le Adidas Porsche, aspetta, qua sto a leggere i commenti, vai, eh. Vai. aspetta, ma le Adidas, perché infatti, come te posso dire, alla luce dell'amore per prodotti di questo tipo, poi quando sono cresciuto e ho avuto la possibilità, sai, di iniziare a fare le compere da solo, insomma, anche prodotti di questo tipo qua sono cose che mi hanno chiaramente toccato, no? Questa è una Porsche Bounce, la 2, se non vado errato, e me sta roba mi emoziona, cioè, e beh, questo è Cyborg, capirai, sta roba è incredibile, cioè, mi ricordo bene, Marco, che tu facesti, tra i vari progetti che hai esposto al primo Ginia che hai partecipato, c'era qualcosa con la sì, suola, sì, c'è stava qualcosa Porsche. C'è stava qualcosa con la suola dei Porsche, sì, mi pare, ma, se non era dei Porsche, però c'è stava sicuramente quella di Mizuno, la Wave Prophecy, sì, eppure sì, quella sì. È un'altra scarpa, guarda, visto che abbiamo aperto il capitolo Cyborg, questa è una scarpa che io ho distrutto, me la sono stramessa, una scarpa che mi piace un botto, poi da questa che è la 6 hanno continuato sempre a fare la collezione. La fai vedere bene questa, Marco, per favore, perché è clamorosa. Hanno continuato a fare, te vedo pure attraverso, hanno continuato a fare sempre la colorazione, diciamo, stealth, no? All black, glielo diciamo a Matty Williams, sono d'accordo, che Matty Williams ha piato questa, ci ha messo sotto i candelotti di dinamite, ho visto quella scarpa che ha fatto, ma che... Quella, da immatricolare, quella da immatricolare, quella scarpa è un'arma impropria, non si capisce, perché finché il taxi come va lui, se, ok, diciamo pure sta, però poi in realtà non si riesce a capire effettivamente come ci deambuli con quella scarpa, perché è una roba incredibile, che te devo dire. E senti una cosa, scusa, ma te con questa piuttosto che con la Porsche, come ci deambulavi, essendo noi pesi, diciamo, sì, massimi e altezze importanti? Allora, ti dico la verità, su queste robe qua, quindi queste sorta di scheletrati, comunque sono molto solidi e robusti. Cioè, io ho usato pure molto la Spring Blade, non so se ti ricordi, di Rick Owens, no? Che era quella scarpa di Adidas con tutte quella sorta di lamelle, tipo. Esatto, di lamelle. E in realtà col fatto che hanno queste strutture molto strane, così un po', come te posso dire, questi vuoti, questi pieni, in realtà sono molto solide, cioè non ti danno modo di rimbalzare chissà quanto, quindi pur mettendoci sopra il peso mio vai molto tranquillo. Questa, ti devo dire, l'ho messa veramente un botto e
niente da dire, scarpa da tutti i giorni perfetta, mentre questa di Porsche in realtà è un po' più pericolosa usarla soprattutto quando guidi, perché c'ha sta sorta di spoiler qua dietro, no? Che vedi, te va fuori dalla sagoma del tallone, quindi e sai, questo tra l'altro l'ho citata prima, questa è presa dalla Formula One, diciamo, come concetto, come dici, perché c'ha sta storia qua del, arriva proprio sì, il dello shape finale, quindi... esattamente, sì. Ma ti dico, questa è anche vero che il concetto di questa scarpa qua è legato proprio a questo fuorisagoma in qualche modo, perché chiaramente tu quando cammini con una scarpa del genere, la prima parte che tu che tocca terra è il tallone, no? Quindi certo, tu come ti posso dire, l'energia la scarichi tutta con questo pezzo qui dietro e poi cammini fondamentalmente. È chiaro che una scarpa così, magari quando ci guidi la prima volta, un attimo dici, oh, aspetta, forse mi sto impicciando, non lo so, un po' quello, però non è così spontaneo l'utilizzo come però pensi sai tu. Che il concetto della Formula One, del tacco così, Cioè, era fatto apposta, perché come ben spiegato te, perché tu il tacco sei punta, bravo, chiaro, se tu serviva sei per così darti leva e chiaro, spingere meglio sul pedale dell'acceleratore esatto. e del Però sai, freno. se te lo spiegano quando tu te la compri, cosa che purtroppo succede raramente, a parte quando vai nei negozi, magari ci pensi pure quando ti succede, no? Che c'è là, però sai, quando tu pigli un prodotto del genere, magari così, e ti ci approcci la prima volta pure per provare l'esperienza, no? Un po' l'ebbrezza, in realtà ne senti i limiti. Se poi Certo. capisci il perché e il per come, di solito torna sempre un po' tutto, a parte Certo. Matthew Williams, come dice Attilio, che non torna mai. No, tra l'altro mi hai ricordato una cosa a proposito di nuove tecnologie, ci devi fare un po' il piede. Come si chiamava la scarpa quella che misero la suola basculante? MBT, sì. Bravo, esattamente. Eccola, eh sì, MBT pure, ma guarda, ti dico, in realtà, No, perché ci fu più di una persona, compresa mia mamma a suo tempo, sì. quando la comprò, che in realtà tutti elogiavano la comodità e il fatto dello scaricare a terra sulla colonna, ma in realtà per persone anche più o meno grandi non era subito comodissima, cioè dovevi abituarti a questo sistema, no? Esatto. Vabbè, ma quella c'aveva il suo sistema, in realtà era pure abbastanza rivoluzionario. È chiaro che era una scarpa teoricamente pensata per lo standing, no? Non era una scarpa pensata per quelli che dovevano fare lavori, come devo dire, implicavano il fatto di stare in piedi tante ore, che quindi ti permetteva di bilanciare e controbilanciare sempre il baricentro, no? E quindi non ti appesantiva mai sul lombare. Era pensata un po' in quell'ottica là. Poi in realtà ci hanno fatto una cifra dei prodotti partendo da quella tecnologia. Però sì, cioè, è una scarpa molto strana, soprattutto quando ci stanno queste innovazioni radicali, sai, la gente non è detto che sia disposta ad usarla e a capirla così com'è. E ti Certo. dico, lo stesso più o meno problema ce l'hai anche su una scarpa di questo tipo, perché come vedi è una scarpa che comunque c'ha sempre un po' di imbarcatura sia sul retro che sul davanti, perché chiaramente io, che le uso per non pannacci in montagna, di certo, perché se no non facevo 120 kg, se facevo hiking, no? La uso per andarci a passeggiare, c'ha i suoi limiti, perché comunque è una scarpa drop zero, quindi vuol dire che praticamente il piede è poggiato flat, no? Sulla Certo. suola. È una scarpa fatta per camminare in salita, fondamentalmente. È un po' questa la storia. Quindi se Scusami, tu... Marco, questa scarpa qui quando l'hai presa, che anno era? Questa dovrebbe essere 2015-2016, mi pare, o una cosa del genere. Precedentemente alle UGA di nuova uscita alte, no? Sì. No, beh, allora, le Oka, tu mi stai parlando delle Thor, gli Sì, scarponcini, quale mi parli? il boot, sì, esatto. Il boot, secondo me, no, quello dovrebbe essere precedente, perché quello in realtà c'ha una storia strana, quel boot, perché... E dove penso che lo producessero in licenza per qualche esercito, in realtà, soprattutto quello bianco, non ho mai capito bene la storia. Poi ci stavano alcuni mercati che ci avevano accesso a quel prodotto, tipo il Giappone, altri mercati che invece non ci avevano accesso. E poi Oka è diventata, tra virgolette, hype nell'anti-hype, no? Perché ci sono stati alcuni brand, tipo ne cito uno su tutti, Kiko, Kostadinov, che lui, quando è uscito un po' alla ribalta, l'ha iniziata ad utilizzare per i fitting, no? Le Oka. E devo dire che quella là, la Torai, no? Quella di cui parliamo, quindi il boot, che tra l'altro ce l'ho pure qua da qualche parte, quella è una scarpa che non si è mai capito come
come fosse prodotta, come fosse reperibile o meno. Poi è uscito, non più tardi di un annetto e mezzo fa, la collab quella con Engineered Garments, no? Che quella, te devo dire, è la scarpa della mia vita da un anno e mezzo, praticamente. E io già ero entusiasta di quando uscirono, e so parlare di queste, quindi sono queste tre qua le Engineered Garments. Hai prese tutte? Sì, perché te devo dire, secondo me questa è una scarpa, la scarpa perfetta per quello che cerco io quando compro una sneaker. Cioè, è una scarpa comunque che ha un comfort esagerato, non mi tradisce per il peso che ci metto sopra, come dicevamo prima, comunque è solida, cosa non scontata quando si parla di prodotti tipo Oka, quindi è solida a livello proprio tonale, no? Quindi tu te la metti anche con abbastanza facilità. E poi una cosa che io più vado avanti e più reputo un essential è il fatto che ci abbia una membrana Event che quindi la rende impermeabile. Perché tante volte comunque devi fare la scelta di una Kicks unica per viaggiare magari una settimana e non sai se nevica, piove, diluvia, quello che è, tu devi stare tranquillo che quello che c'hai ai piedi non ti tradisce, capito? E per quindi me questa per... rispetto alla Salomon di prima, nella camminata quotidiana la trovi più comoda? Questa qua? Scusa, questa la Salomon, sì. Rispetto alla... rispetto all'Under Armour, sì, c'è sta paragone sicuramente. Questa è proprio, veramente, se tu mi dici mettimi sul piatto una scarpa, è questa qua, perché racchiude in sé nella sua semplicità, tra virgolette, perché poi comunque è un bel carro armato, racchiude in sé quello che mi serve, cioè quello che mi serve in realtà. E poi ti dico, a livello qualitativo mi piace molto. Tra l'altro sono stracontento che l'hanno praticamente rifatte, e quindi mo sono ricascate tutte quelle che dicevi tu, pure le Thor High, no? Quella scarponcino, l'hanno rifatte praticamente senza Engineered Garments. E praticamente l'unica differenza è solo che non c'hanno più il webbing, questo qua ho scritto Engineer Garment, certo. E la soletta personalizzata. Però tra l'altro hanno mantenuto un peso della scarpa che non è eccessivo su questi modelli. No, vai da paura proprio, è sì. Veramente una scarpa top. Allora ti faccio una domanda, poi dobbiamo attaccare e riprendere, perché lo sapevamo tanto che andava così, okay. C'ho parecchie cose da chiederti. C'è Simo, Ian Simo, che ti chiede cosa ne pensi dei brand che fanno scarpe full shape, tipo Altra, Topo, Vivo, eccetera. Sono scarpe specialistiche, cioè in realtà è un po' difficile portare, secondo me, nel nostro mondo questo tipo di discorsi, un po' quello, perché noi alla fine scarpe difficilmente, io in primis le uso per l'attività per la quale sono state progettate, no? In realtà, cioè anche tutto il discorso tipo next percentage, no? di Nike, cioè io ho e amo questa scarpa qui, che è una scarpa della Madonna per me, e non vedo l'ora che esca l'Alpha Fly, la comprerò appena esce, se ne avrò l'opportunità. Però ti dico, sai, la uso per camminarci, quindi sinceramente se avessi il plus, o comunque il fatto che io le uso sia road che trail, sì, infatti, che trail. Infatti leggo. Io purtroppo non le uso per nessuna delle due attività. Quindi, sai, è un po' difficile. Avendo la pianta larga sono una salvezza, e c'è ragione, effettivamente. Sì. Però ti dico, sai, secondo me è difficile portarle nel mondo nostro, che noi siamo, sai, siamo profani, no? Non siamo dei, come te posso dire, degli sportivi, tra virgolette, o in primis sportivi. Primis siamo un po' fighette, no? Tanto è quello che siamo. Allora Marco, attacchiamo e riprendiamo subito, ragazzi, vai. Sintonizzati, perché abbiamo un botto di roba. Marco, una puntata eccezionale, te lo dico subito, eh. Ti richiamo subito. Dai, a generare quello che, se vogliamo etichettare, chiameremmo techwear, no? Nemen è un brand che secondo me ha trovato il giusto equilibrio, cioè come noi, essendo un po' consumatori, no, di questo tipo di prodotti, alla fine cerchiamo sempre un po' il brivido che ci avevano brand tipo Acronym agli inizi, no? Che comunque erano per pochi, per pochissimi, e mettendoti un brand del genere tu ti identificavi all'interno della tribù, no? Mi ricordo, guarda, che era la prima volta che uscì ACG per Nike, fatto da Errolson, mi pare stiamo parlando 2015, forse dovrebbe essere, o 2016. Non so se mi ricordo male, il fatto di andare in giro con quella roba addosso e incrociarti con altro che ce l'aveva e fa così, no?
cioè comunque rimane quella piccola nicchia, ti dà quel sentore un po' di essere ancora speciale, tra virgolette, no? Beh, c'è stato un anno buono in cui dei ninja metropolitani se ne avevano parecchi. Sì. Poi, infatti là dopo è stato pure l'anno che ha generato tantissimi brand, soprattutto asiatici, che un po', se vuoi, andavano a scimmiottare quell'estetica, no? Magari utilizzando poi chiaramente non materiali performanti, o anche alcuni sì, tipo in mente Guerrilla Group, no? Ma sono tutti brand che hanno sfruttato quell'estetica posizionandosi in una fascia di mercato inferiore e ci hanno avuto successo un po'. Qua vedo che parlano Jack Riccardi, che parla di End Wonder, che è un marchio che a me mi spacca il cuore, devo dire la verità, e è uno di quei marchi che io sono così sfortunato da non poter mettere, perché purtroppo c'è un sizing che assurdo. Sì, no, che devi fare? Il sizing è giapponese, sai, è un po' quella la storia. Alcune cose ce l'ho, devo dire. Poi, soprattutto sulla parte accessoristica, mi soddisfano, ho tutti gli accessori di End Wonder, mi piacciono un botto. Poi, vabbè, io vado, ci sto sotto per il Cuban, il fabric, il tessuto, quello fatto filato in Dyneema, no? E quindi è st'altro, se vuoi, capitolo del techwear che è interessato un botto del brand ad oggi. E End Wonder mi piace un botto, anzi sono veramente rammaricato che non potete prendere le Salomon per End Wonder, che è uno di quei brand che è entrato nel programma ADV di tutte le collab, e non ci arriva una taglia nostra, che sta poco da fare, e vediamo, bravi, stop. Però sì, End Wonder è veramente figo, veramente figo. Salutiamo Jack di One Block Down. Sì, tra l'altro strano questo concetto dei sizing, perché poi per esempio mi ricordo, vabbè, Acronym, quello che hai visto era una L, sì. Ma ho anche altre giacche che sono L e mi stanno tranquillamente, pur essendo io 100 di peso e 1,90. Ma anche in Anamica, per esempio, ho provato della roba, tra l'altro salutiamo Alberto Panocchi, proprio da lui showroom capitano, qualche tempo fa, capitano. Alberto, che ti chiede se ti senti più marchigiano o de Latina, mo ce lo dirai. Stavo dicendo che roba di Anamica L mi andava perfettamente. Ti senti più marchigiano o de Latina? Guarda, è tosta, pure perché c'ho la ragazza mia che è De Fano, che mi guarda, mo se dico che sono più marchigiano, poi gli diciamo, più de Latina. Famo 50 e 50. Diciamo allora che sicuramente i trigliceridi sono metà carbonara, metà vinci sgrassi. Metà ciauscolo, metà cacio e pepe. Facciamo così. Non si cazza nessuno. Trigliceridi divisi equamente. E quello è un parametro importante. Dedicato parecchio per arrivare a questo risultato. Senti, ho le ultime due domande. Qui abbiamo, siamo arrivati a un'ora e un quarto, ma parliamo un altro di 2 ore, perché è totale quello che ci stai raccontando. Dietro di te, alle tue spalle, hai una bellissima scaffalatura, yes, fatta di porta incenso. Sì. Perché sta fissa? Te devo dire, è veramente l'unica roba che io definisco collezione di tutto quello che ho, cioè è una fissa, è un trip, è difficile, no? Cioè noi, visto, quando parli di sneakers, quante volte ti sei dovuto giustificare e dire, ma perché ne compri tante? Dici, no, perché? E tu, io ho l'alibi che, no, è lavoro, ormai, certo, ormai da 8-9 anni, no, è lavoro. Ma io l'ho bastita pure nella stessa maniera, quindi l'ho fatta apposta, è apposta. Male, ragazzi, è lavoro. E questa però invece è quella roba che tu dici, mo mi metto a fare qua, che te devo dire, un corso di ceramica, di qualche cosa, con forno. Però è una roba che mi piace un botto, cioè veramente è una roba che mi piace un botto. Fabrizio mi dice Futura, magari. Futura ha fatto sta release con Neighborhood, appunto, di una camera d'incenso, che però purtroppo raggiunge dei livelli di reselling incredibili. Erano e beh, Futura adesso sta un'altra volta, sì, una nuova giovinezza per lui. Esatto. Però no, in realtà poi la domanda intrinseca era, ok, i porta incenso, il design e tutto quanto, ma perché soprattutto Neighborhood? Beh, vabbè, Neighborhood è un po', se vogliamo, il leader del settore, soprattutto, vabbè, nei soggetti che, sai, toccano un po' più le mie corde, perché, come vedi, insomma, se vuoi, i concept sono sempre abbastanza così lellichelli, romantici,
tutti sì, belli che fanno mandarne la scarpa di prima. Esatto, esatto, però che te devo dire, Neighbord fa sto prodotto qua, però in realtà io non sono un cliente Neighbord su nient'altro, però mi piace molto il concept che c'è sta dietro al prodotto, il modo che hanno loro di raccontarlo è abbastanza unico. E, oltre a qualche scarpa che c'avevo, c'ho avuto qualche Vans quando riuscivo a mettere ancora, perché ora non ci starei 2 secondi, e questi è difficile. Poi c'è, no, 2 dei pezzi in realtà che sono di un altro brand, si chiama Yenjoy, che è un marchio sempre asiatico, come ti faccio vedere, che appunto, visto, guarda, ci capita a fagiolo, perché parlavamo di Errolson e c'ho, la vedi? Grande. C'ho la sua, che c'ho pure della, vedi, fatta, tu qua praticamente in definitiva apri, qui metti in questo caso un conetto di incenso, appoggi, poi metti questo qui in copertura e qui vedi ci sono dei buchi che fanno sì che si creino dei giochi di fumo praticamente. Però te devo dire, guarda, è una roba che da quando, per fortuna... Scusa, questo ho preso dove, ma? Questo l'ho preso da Juice Store a Los Angeles, quindi Clot a Los Angeles. C'hanno sto negozio molto bello, che sta pure quello a downtown, vicino a Dover Street Market, e non so per quale motivo, però evidentemente hanno fatto una sorta di partnership con questo brand, appunto, gli Enjoy Studio, e ce l'hanno tutti, loro avevano aperto la collezione appunto con tanti cast di scarpe, stava la Yeezy, ce ne stavano moltissimi, ce ne stavano, e continuano, ne stanno delle robe fighe, ce ne sta uno che magari non so se ti è capitato di vedere, tipo a forma di Majin Buu, che quello pure mi piace un botto, però non sono riuscito ancora a metterci le mani, però dai, per tutto il resto Neighborhood è veramente a Los Angeles, mi ricordo Union c'aveva una parte dove ne vendeva, sì, ecco, Union, bravo. Perché io infatti questo argomento qua delle camere d'incenso è un argomento che riesco a toccare con nessuno, praticamente con pochissimi, e se no guarda, giusto con Marcellino di Slam Jam, che pure lui ce n'ha qualche pezzone, anzi ce n'ha uno con Fact bellissimo, io non sono riuscito a piacere, Fact per Neighborhood, un cobra a 7 teste, stupendo. Sì, sì, e Union, Union c'è una collezione, tu appena entri sulla testa apri la porta di Union là su è la Brea, mi pare, no? No, la Brea, no, cioè, no, sì, la Brea. Apri, e sulla testa tua praticamente c'è una sorta di nicchietta con tutti queste camere d'incenso, e c'ha dei pezzi che mi mancano, infatti se rosico la prossima volta ci vado là tipo con una pistola e ti rivolti via. Ma la mai usati? Questi? Sì, sempre. No, li uso, ma mi piace moltissimo. Li usi pure. Okay. Sì, mi piace veramente moltissimo. No, è una roba, guarda, poi io non fumo niente, però vedete questi che tirano fuori il fumo, devo dire che è un bel rilassante. Bene, allora c'ho l'ultimissima domanda, ma vai. Vabbè, tu hai fatto 2 installazioni in Ginniga in 2 anni differenti, uno lo scorso anno sul mondo Stone Island, che è stata formidabile, ma ancora più bella per quanto mi riguarda, perché ci sono molto affezionato a quel ricordo, fu la tua installazione visionaria di questi modelli che avevi partorito te. Ora, la domanda nello specifico è, cioè, queste visioni come ti vengono? Perché allora, quello si tratta, no? Cioè, hai tirato fuori della roba nel tempo, e poi sul tuo profilo si vedono, e complimenti, della roba che è veramente impensabile. Ti ringrazio. Ma allora, ti dico la verità, nel senso, vedemola così. Fa il lavoro mio è una cosa bellissima, però tu quando sei designer ti rapporti con tanti fattori. Il brand con cui lavori è un fattore sicuramente imprescindibile, e la clientela con quale vuoi parlare potenzialmente, il gusto che devi esprimere, quindi sai, tu comunque per lavoro esprimi la tua creatività gestendo dei fattori, ci siamo? La creatività è una cosa bellissima in generale, e in qualche modo, se voglio
difende quel ragazzino di cui parlavamo prima, no? Il Borgataretto che c'è in me, devo in qualche modo ogni tanto farlo allenare, diciamo, no? Quindi per me fare quella cosa che abbiamo fatto bellissima, che mi rimarrà sempre nel cuore, e anzi sono orgoglioso che mi dici queste cose, per me è in fondo tenere viva un po' quella fiamma che c'hai dentro, no? Perché ti dico, non è che un designer per lavoro, come te posso dire, se deve sentire castrato, bloccato, però in generale è un lavoro, quindi tu devi gestire dei fattori. Invece quando c'è la possibilità di esprimerti al massimo, magari dai vita a delle cose che nemmeno tu pensavi di poter fare. Guarda, tante volte quando mi ricordo quando feci tutti i vari disegni per i render, insomma, per il progetto, c'avevo paura di non riuscire a fare, ero scazzato perché non mi veniva fuori roba figa. Cioè, è un lavoro un po' frustrante, cioè, è un po'... però alla fine veramente ti senti proprio rilassato, butti fuori tutto. E ogni tanto consiglio a tutti quelli che fanno il mio lavoro, che in generale fanno un mestiere creativo e devono rapportarsi comunque con diversi fattori nella vita di tutti i giorni, devono trovarsi dei momenti di rilascio, cioè, capito? E quello per me è stato un momento di rilascio fantastico, è diventato proprio un flusso, proprio, sono contentissimo, ti ripeto, e anzi grazie ancora per avermelo permesso. Ma io spero che ce ne saranno tanti altri di questi rilasci, perché se partorisci due rilasci così... Poi gli alieni, poi ci stanno pure adesivi pure, fantastici, grande Vito. grazie. Senti, mi ero preparato, no, due cose. Una cosa la faccio vedere adesso, poi un'altra nei ringraziamenti. Tra le cose brutte che tu dicevi, ma belle o comunque futuristiche, io ho un ricordo che è legato a questa scarpa qui. Questa scarpa qui è una trainer dunk di Mita, non se la inculo a nessuno, e mi riallaccio a una chiacchierata fatta qualche giorno fa, la comprai su Yux forse a 50 euro questa scarpa. Ma la bravura dei ragazzi di Mita quale fu in quel periodo storico in cui dunk, diciamo, stava andando bene con il progetto SB, misero la suola free con questo gusto molto a CG, diciamo, outdoor, lo strappo della trainer, e mixarono poi l'oyster con questo simil manta, con il cement. Quindi fecero un miscuglio di roba che nessuno comprese. In realtà era una scarpa pure questa, secondo me, visionaria. Questo per chiudere un po' il cerchio delle cose brutte ma belle. Poi sperimentare, secondo me, è fondamentale. Tu ce l'hai sottolineato, no? Soprattutto sì, ma guarda, ti dico la verità. Secondo me, oggi come oggi, eppure nel futuro, sarà sempre più importante tenere conto dell'imperfezione in generale. Cioè, perché, come te posso dire, è un po' uno stimolo di sopravvivenza un po' per tutti, secondo me. Il fatto che se la tecnologia mai ci seppellirà, la tecnologia fa cose perfette, l'imperfezione è umana, capito? Quindi difende quello stimolo un po' innaturale, un po' pazzo, un po' strano, un po' imperfetto, è quello che ci rende unici, capito? E te devo dire, te rispondo a bomba, secondo me, con l'ultima scarpa che ho preso prima di entrare in quarantena, in definitiva, che è questa, che è un po', che è l'ultima del pacchetto. Io ce l'ho tutte perché sono molto legato alle scarpe che hanno tirato fuori con Nike. E loro proprio fanno questo, cioè prendono in generale una Nike e la rendono imperfetta. E il fatto che sta scarpa, più te la metti, più si rompe, poi sai, sarà pure una conformazione professionale, una deformazione professionale, anzi, per quello che faccio, perché Golden racconta questo. Questa rende veramente questi prodotti speciali, ti dico, c'ho questa... Qua mi ero tenuto la Moab pure, che è la prima che hanno fatto questo concetto. Questa è clamorosa. A me piace un botto. C'ho questa pure, e questa mi piace. Questa pure è una borgatarata unica, no? Incredibile. Anzi, eccola. Aspetta. Questa è la tamarrata. Eccola!
No, te dico, secondo me l'approccio che hanno loro in generale è un approccio che veramente incontra un po' quello che io cerco, quello che ho bisogno oggi quando devo comprare una scarpa nuova, capito? È questo, La MoWab, sì, vabbè, è un modello clamorosissimo. Esatto. Guarda, solo per chiudere, per onore di cronaca, ti faccio vedere queste, che queste sono state, eccole. Le Lelli, queste bellissime, che vabbè, non saranno imperfette, anche se voglio dire, te le metti due volte, si sbragano. Esatto. La scarpa proprio usa e getta, proprio quasi, si sbraga. Forse se vogliamo vedere l'imperfezione, qua sarà nel painting. Della sola, perché vedi che dura poco, è tutta dipinta sopra, un disastro. Tra l'altro, non lo so, è l'Agropontino, ma pure Sergio l'ha tirato fuori la 180. Sì, è normale questo lì. È tutto spontaneo, è da quello che la vedi, da quello che vedi il codice fiscale, capito? questa solo, guarda, io che non sono un giordanaro, assolutamente, faccio vedere forse la Jordan più brutta di tutti i tempi per chiudere il discorso con De Garzone. Che questa penso che a tutti i vari appassionatissimi del Jordan farà paura, è questa qua che ve lo dico a fare. Catenella, eccola qui. Oh, questa mi devi vedere, questa con la gonna sta da paura, E col kit, perché è normale. C'è il buon Attilio che dice che di MoWab ne parleremo nella diretta con lui. Attilio, ne vedremo di cotte e di crude. Tra l'altro, la Dunk non è che volevo, cioè, te e Marco non eravate calcolati. Che chi cazzo lo mette in dubbio che questa non ce l'avevate anche voi? Cioè, era ovvio. Allora, Marco, è stata una diretta super. A parte le nozioni che ci hai dato, tante cose io non le conoscevo, ma soprattutto anche la genuinità e il tuo modo di fare e di approcciare è una roba incredibile. Infatti ti ringrazio, perché è stata una diretta che, per quanto mi riguarda, mi ha piacevolmente colpito. Sono contento pure io. Domenica speciale, guarda, quarantena, dobbiamo stare a casa, meglio di così. Anzi, io ringrazio a te e a tutti i ragazzi di Ginica, perché in definitiva quello che dovremmo fare in questo periodo è veramente poco. E farlo insieme, così, stando a casa, e soprattutto rispettando tutti i ragazzi che pure all'interno della community magari devono uscire fuori, devono andare a fare qualcosa che può veramente cambiare la situazione, è poco ma è tanto alla fine, quindi unisce così è il top. Infatti noi siamo estremamente grati a tutti voi che avete dato la vostra partecipazione, io sono grato a perché voi. in primis è un modo per tenerci compagnia anche a noi e attivi, perché veramente se no c'è poco altro da fare in questi giorni. Riuscire a condividere queste passioni, una cosa importante che mi ha detto il Piante ieri e concludo, è quanto si riesca attraverso queste dirette a percepire quello spirito che va al di là. Eventi, lavoro, community, cioè veramente stiamo creando una sorta di salotto dove ci incrociamo e facciamo delle chiacchierate piacevolissime, e questo è il rimando più grande che possiamo avere. Sono d'accordo. Anzi, ti do uno spunto, perché allora te voglio dire, io in quarantena mi sento le live di Ginnica e il podcast della Zanzara su Radio 24, che non so se tu lo segui. Te voglio da questo spunto, senti, tu sei Giuseppe Gruciani delle Sneakers, secondo me, e Marco Rizzi, che è sempre nominato, sta sempre là, deve diventare il Parenzo, che è un po' quella sorta se vuoi, de voce fuori campo, che tu quando parli devi fare sempre intervenire in qualche modo, tu devi fare uno schermo lì dietro, che Con quando Marco parli, ogni tanto parla. ogni tanto parla e poi la gente lo insulta, perché lui è il classico che quando tu tiri fuori una scarpa sicuramente te inizi a fare: sì, però quella fa schifo, c'è sta la Friends and Family, quella che gli saltavano i punti di cucitura ogni due, il filo ritorto, quello così. Quindi per me Marco Rizzi è il David Parenzo proprio della sneaker, e tu sei il Cruciani, fatelo. Allora, chittiamo così. Mo' invitiamo il Brasile. Legge, mo' invitiamo il Brasile. Apposta. Oh, grazie mille, Andre. Allora, domani abbiamo la puntata con un altro king, che è Daniele di Sneaker 76, che
che salutiamo in anticipo, ringraziamo. L'hashtag Io resto a casa con Ginni, lo dirà, lo diciamo allo sfinimento. Vi lascio con questa chicca che non dirà niente più. È sempre una foodscape fatta da Mr. Cartoon con tecnologia Flywire, ma ve la faccio vedere per un motivo ben specifico, che oggi è uscita la news dai profili di Mr. Cartoon e di Esteban Oriol, che a brevissimo, una settimana circa, su Netflix ci sarà il loro documentario Worldwide in tutte le lingue, ed è una cosa clamorosa che non vedo l'ora di vedere. Dai, grazie della notizia, anzi me l'ero persa, quindi. Oh, il Brasile in diretta intanto, se lo vuoi chiamare io mi riattacco, mi è uscito fuori il Brasile è in diretta. Bocca in diretta subito. A gamba tesa. Marco, grazie davvero. Grazie a te, grazie Andreone, mille. Grazie a tutti, un bacio. Un abbraccio, ci sentiamo. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao, ciao.